bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? La ricetta che prepariamo oggi è un dolce davvero appetitoso. Si tratta della stella di pan brioche alla Nutella. Per prepararla vi occorrono 250 g di farina 00, 250 g di farina manitoba, 2 uova, 60 g di zucchero, 180 ml di latte, 30 g di burro, una bustina di lievito di birra secco, per farcire e decorare Nutella quanto basta e 2 cucchiai di latte. Per la preparazione, mescolate le farine tra loro, aggiungete il lievito e lo zucchero, mescolate bene e formate un buco al centro. Rompeteci le uova, sbattetele leggermente, poi aggiungete a filo il latte e il burro sciolti in precedenza e fatti intiepidire. Lavorate il tutto con le mani fino a formare un impasto morbido. Coprite la ciotola con la pellicola e lasciate lievitare in luogo caldo fino al raddoppio di volume. Poi dividete l'impasto in 4 parti uguali. Stendete ognuna fino a formare un disco alto pochi millimetri e un diametro di circa 25 cm. Ponete il primo disco sulla teglia, consigliata una teglia di 28-30 cm di diametro, bassa e coperta di carta forno, e spalmate sopra un velo di Nutella, lasciando un centimetro dai bordi. Coprite con l'altro disco facendo aderire delicatamente e sigillando bene i bordi. Poi spalmate sopra un altro strato di Nutella. Proseguite così fino a finire i dischi. Iniziate a praticare i tagli. Dividete il cerchio in 4 spicchi mantenendoli uniti al centro. Poi dividete ogni spicchio a metà, in 8 e ancora a metà, 16. Ora, aiutandovi con le mani, girate a due gli spicchi verso l'esterno. Lasciate lievitare circa 30 minuti, poi spennellate delicatamente con un po' di latte. Infornate per circa 25-30 minuti a 180 gradi. Puoi rileggere le ricette della rubrica Buon Appetito sul sito www.ondatv.tv. Che poco mio! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che...